Ci è arrivata la paura di non farcela, nonostante una partita giocata bene, tutta sotto controllo, con un errore abbastanza grave nel primo tempo che ha concesso l'opportunità a loro di pareggiare. Noi abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo ancora segnare, siamo andati sul 3-1 e la partita sembrava in controllo e poi appunto è successo qualcosa che fatico a capire. Non lo so, non è anche un episodio dubbio, cioè qualcosa che ha riaperto una gara che virtualmente era chiusa, virtualmente, e ci ha fatto soffrire fino in fondo, giustamente, perché poi in quell'azione credo che il nostro capitano è dovuto uscire, sono stati dei cambi, la partita è diventata aperta, non avendo rischiato tanto, però la paura c'è stata. E credo che la squadra, per come aveva giocato e per quello che aveva fatto, non meritava questo finale di sofferenza, non dettato, diciamo, da nostre grandi sbavature, piccole sbavature che ci stanno. Potevamo anche cercare di fare il quarto gol, abbiamo sbagliato uno con Miccoli clamoroso, anche con Caprio poteva fare qualcosa in più. Però, insomma, alla fine è una partita soffertissima che, come dire, certifica che questo campionato, anche sentendo gli altri risultati, è davvero qualcosa di pazzesco. Vuoi anche per questi episodi fantasmagorici che accadono, e quindi ora questa classifica è tutti contro tutti. Per noi c'è un solo rimedio, una medicina, che è quello di continuare a fare punti, e allora a quel punto potremmo anche non guardare negli altri campi cosa succede. C'è il rischio di andare a Poggi Ponzi, però un pochino ancora più incerottati, insomma, di oggi. Sì, ora insomma, vediamo a caldo, ancora vediamo il capitano da valutare, Bellini probabilmente no, le squalifiche ora le valutiamo, ma insomma comunque, ripeto, ora questi 3 punti sono importantissimi, ce la godiamo fino a martedì e martedì a questo punto abbiamo un obiettivo, un target che è cercare di far punti anche a Poggi Bonsi.